avuto una bellissima vita grazie ad Auschwitz. Lo devo ad Auschwitz. Se mi riproponessero di ripetere, dicono cosa cambierebbe. Niente. Rispondo ad una condizione, che all'inizio di tutto ci sia Auschwitz. Vederlo dal vivo, vederlo con i tuoi occhi e capire effettivamente che in questo posto sono morte tantissime persone, sono delle emozioni a quale nessuno può essere preparato, però sono delle emozioni che tutti devono poter avere, perché da qui si può costruire un futuro migliore, secondo me. Essendo polacca, per me è comunque la vivo in una maniera un po' diversa magari rispetto agli altri, perché a casa mi si è sempre detto che è importante ricordare la storia, perché comunque anche il fratello di mio nonno è stato qui ed è stato uno dei superstiti che è sopravvissuto, è morto qualche anno fa. Quindi per me è rivivere una parte della mia storia, ma penso sia rivivere la parte di una storia di ogni polacco che entra qui. Per questo per me è importante, ne sono veramente grata di poter trovarmi qui. Viverla in prima persona è un'esperienza sicuramente unica e indimenticabile, soprattutto avendo adesso due testimoni che ci raccontano la loro storia, ancora più interessante e anche un po' molto emozionante. Ragazzi, sono la speranza, siete il nostro futuro, guai se non ci foste, siete in fondo, siete la vita che continua. Torno con uno spirito, diciamo, più consapevole sempre di quello che è successo, e più consapevole dell'impegno che ognuno di noi deve portare avanti a casa. Per i nostri ragazzi è stata veramente un'esperienza importantissima, straordinaria, che ricorderanno per tutta la vita. Una cosa brutta della vita può essere e dovrebbe essere la sorgente, il convincimento che la vita è bella.